Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive. Fatti guidare dal gusto. Rossini TV, siamo qui! Oggi una grandissima puntata del Pesce Azzurro Quiz Show! Una grande trasmissione in all over the world, la guardano dai Caraibi fino alle Americhe e fino anche in Australia, perché c'è lei, Miss Rosa della Cecca! Fino a Monte Ciappellano ci vedono! Può parlare anche in inglese se vuole, signora. Good. Good, good. I nostri amici dall'Australia, signora. Good canguro. Good canguro, quando mai? Allora, siamo qui per questa grande, fantastica puntata, signora. L'altra puntata del Pesce Azzurro. Si possono vincere tantissimi premi. Certo, tanti premi. Ma prima di iniziare, Ma che fai? Ripete quello che dico io? Così però. Sì, perché proprio oggi. Solidarietà. Iniziamo con una grande rubrica. Una rubrica. La facciamo ogni tanto quando abbiamo una notizia che arriva, eccetera, eccetera. È arrivata una grande notizia. Ecco, è arrivata. Ed è il momento della cronaca di Rosa, signora. Mi trovi preparata? Come è preparata? Tutti i giornali ne hanno parlato. Sì. Guardiamo subito il breaking news. Breaking news. Com'è? Una notizia sensazionale. Il Lisippo torna a Fano a piedi. A piedi, tornato. Sì. La statua del Lisippo, l'atleta del Lisippo. Ecco, lei vedo che è preparata. Che sono anni che quel qui è lo zio, il nonno, quel che ha tagliato la orecchia, ma chi è? Polghetti. Ghetti, non è quel che c'è per il negozio che porta fan, è un altro Ghetti. E insomma, lui. Dove l'ha portata? L'ha portata a Malibu. A Malibu. Ha portato il Jeep a Malibu. Trovato a Fano? Trovato portato a Fano, l'avevano trovato dei pescatori nel 1964. Come preparata? So tutto, so. Perché la cronaca di Rosa, che cosa vuol dire? Che la Rosa ha scoperto. Loro l'hanno trovata, erano andati a pesca, hanno trovato questa statua antica, antica greca, che faceva un viaggio nell'Adriatico e dopo è cascata giù tutta l'onda. Ma la sa perfettamente. Sì, l'hanno trovata. Cascata l'onda che? La barca. Ah, la barca. La barca, c'aveva queste. Ste Moscone era questa. Moscone, marchiaremi, triremi, quadriremi. Poi insomma c'aveva la gente che remava, niente, quelli sono morti tutti, è cascata tutta la barca. È affondata. Con l'Isippo. E l'Isippo è stato ritrovato. È stato trovato. E poi 64 dei pescatori di Fano. Però cos'è successo? Grande notizia. È successo che questi non sapevano cosa avevano da fare a queste batocche di ferro, di bronzo. E allora l'hanno venduto sguaraguaglio, si dice sguaraguaglio. Sguaraguaglio, l'hanno venduto a qualcuno, alla fine è arrivato ma quel che ha tagliato l'orecchia. La ragazza, Vaghetti, e allora comunque l'ha venduto per dolire e adesso piagna in comico codrillo. Ma è tornato! È tornato, lo vorremmo far tornare, ma io l'ho visto perché la gente dice torna. Io l'ho già visto. L'ha visto, vediamo subito anche il New York Times. L'Isippo arriva in Fano. With his foot. No, arrive in Fano with his foot, ne parlano in tutto quanto, all over the world. E allora guardiamo subito la foto, guardi. Ecco, vedi, io ero a Fano. Ecco, in piazza. Che è successo? Ci dica. Dopo che c'è stato il mercato, io perché. Sì. Guardi là. Dopo che c'è il mercato a Fano il mercoledì e sabato, io passo per vedere se c'è niente, qualcuno ha dimenticato qualcosa, io mi porto a casa qualcosa. Io qualche vestitino, questo ad esempio, questo io l'ho preso al mercato da Fano. Ah, 3 ecco. Euro, 3 quanto? 3 euro. Guarda, Madonna. Adesso è stato di qualcuno morto, ne so. Ho capito, l'ha lavato almeno. No, con l'avi, è sintetico questo, non si l'ha messo così come me l'ha preso. Allora, era al mercato, esatto, ho detto alla fontana, ma questo è tutto verde, dico, questo
c'è tanto l'atleta del Gippo. E quindi gli ha subito fatto una foto. Gli ho fatto la foto. Un selfie, se mi sono andato sembra. Dal sindaco di Fano, di sindaco, ma guarda che gli Gippo che voi state smadonnando, si può dire, state smadonnando per farlo al tornaco. È già Fano. L'avete trovato? È già Fano, sto gli Gippo. Ed è tornato da solo, come ha fatto a piedi? Scusi, non c'era manco piedi? A piedi, a me le galosce, perché lui pure l'ha trovato anche a piedi. Però in America sono all'avanguardia, lui è gita Fano operazioni in America. Se fa metta, presente quelle robe, quegli usci arbaltati, quelli che hanno quelli coletti che perdono le gambe che per correre, so che dopo ha messo le galosce. Usci arbaltati, ma che dici? Hai presente quei coletti che le slitte, le slitte, no, slitta. Quei che mettono le protesi che un po' futuristiche. E lui faccia a faccia a rivedere cosa ha messo dopo. E lui dopo ci ha messo sopra le galosce. Le galosce. Le galosce. Ed è tornato anche velocemente. Non fa, se io arrivo su sti batocchi al posto dei gambe, questi si spaventano. Come ha attraversato il mare, scusi, Gippo, come l'ha fatto? Ha preso il vaporetto. Il vaporetto. Il vaporetto, da Boston. Da Boston. Tutti da Boston. Da Boston, è passato per l'Azzorra, è arrivato a Lisbona e dopo è venuto a piedi da Lisbona. C'è chi fa il cammino di Santiago da di qua, da là. Lui l'ha fatto da di là, da qua. È tornato a Fano. È tornato a Fano. È fantastico, perché dopo anche c'è quello da Torino che è venuto a Fano. Cioè, la gente viene a Fano ormai a piedi. Chi è da Torino? Quel famoso che era partito da Torino, da Milano, aveva lasciato la moglie, non se lo ricordo. Da Como. Da Como, a Torino. Da Como, aveva litigato la moglie, ha detto basta. Stava a comprare le sigarette e ha inaugurato il cammino. Aveva da già prendere il tabacchi del Ponte Metauro perché l'ha trovato. Ha inaugurato il cammino e poi dopo il Gippo ha rifatto il cammino. Il cammino della Madonna del Ponte Metauro lo ha fatto. Ci siamo. Ci siamo. Allora, dopo tanto impazzire per raccontare questo. E io l'ho fotografato sto Gippo. Vediamo. Era tutto disidratato, era duro come il metallo. Benissimo, notizia sensazionale su tutti i giornali, domani sarà scritta questa notizia. Trovato ma noi... da Rosa della Cieca, vedova Filippetti, il Gippo, l'atleta dell'Gippo. Ecco, perfetto. Dopo questa fantastica storia, siamo pronti per partire con il primo concorrente della gioco, trasmissione. Avanti! Che abbiamo? Avanti! Ecco, emozionatissimo. Un ragazzo, emozionatissimo. Un bel ragazzo, guarda quanto bello. Guardi, guardi. Eccolo, prego. Aspetta che ti prendo un microfono. Dove è? Ecco, il microfono, signora. Bene, funziona? Sì, piccolo ecco fiore, dove sei? Sì. Allora, come ti chiami? Matteo. Matteo, di dove sei Matteo? Milano. Di Milano? Di Milano. Ma tu hai visto quel De Como quando è venuto giù a Fano? L'hai mai visto? No? L'autogrill l'ho beccato. L'hai beccato l'autogrill. Ma anche lui è venuto a piedi, non lo sa, signora. Tu sei venuto a piedi da Milano? Monopattino. Monopattino, quanto ci hai impiegato? Qualche giorno. Comunque sei arrivato, insomma, sei arrivato qui al Pesce Azzurro. Cosa fai a Milano di bello? Cosa fai? Studi, lavori? No. Sei giovane. Tu. Lavoro qui in zona io adesso. E cosa fai? Progettista meccanico. Guarda Matteo, guarda là che può parlare tutta Milano, perché Milano è collegato. Matteo è un progettista meccanico. E dove lavori qui al porto? Fare qualcosa? No, dove lavori? No, lavoro in un'azienda, la Enometti Impianti. Enometti Impianti, non capito niente, ma va bene lo stesso. Bene, allora. E allora? Matteo, ma sei giovane, quanti anni hai? Non arrivi manco a 25 tu? 25. To! Tu hai di qualunque fisionomia? Ma la signora Rosa sa tutto, fa la cronaca di Matteo Rosa, nasce viene dalla da Rosa. Da Milano e lavora, fa il tecnico dei progetti, con progetti, le macchine, di cosa? Imbottigliamento, facciamo aziende vinicole. Ah, che bello. La signora può essere interessante. A me il vino piace molto. Ma vogliamo iniziare a giocare con Matteo? Giochiamo no? con Matteo. Facciamolo Matteo, sedere che sediamoci qui, che lui Matteo ha detto cosa devo fare. Noi adesso Matteo il ti spieghiamo tutto. Scorre. Allora, Matteo, il gioco, come funziona? Prego, signora. Guarda, sei pentole con i nomi dei vari punti vendita del Pesce Azzurro. Ogni coperchio contiene un piatto tipico del menù. Adesso noi mandiamo avanti una slot machine, detta anche la slot muscina, che fa venire fuori il ma piatto. Ma Milano non capisce cosa, se dice muscina, Milano cosa capisce? Muscina, mescola. Ma okay. Come si dice mescola in milanese? Le mescola. Sempre con la N, muscina. Allora al 3 mandiamo 1, 2, 3, vai con la slot muscina. Vai, vediamo cosa uscirà a Matteo. Cos'è? Le olive ascolane di pesce, signora, sono uscite. Allora adesso Matteo, tu devi scegliere una delle sei pentole, ce la mettiamo qua sul baule del capitano Morgan qua e speriamo che nel coperchio ci siano le
olive alla scolana. Pensaci bene, Matteo, dove sono le olive? Dove sono le Fano e vai cattolica. Non c'è Ascoli, quindi non puoi tra scegliere. Non c'è bello, l'oliva scolana ormai è conosciuta in tutto l'orbe terracchio. Dove so, dov'è? Dov'è l'oliva scolana? Dov'è? Dov'è? Speriamo che sia lì. Dov'è? Dov'è, Matteo? Ci buttiamo su cattolica? Buttiamoci a cattolica. Su cattolica. Sì, adesso questo lo mettiamo qua. Speriamo che ci sia. Adesso dobbiamo cominciare a eliminare gli altri, le altre pecore. Lo conduca per mano in questo gioco, sperando Matteo, che è un po'... di non trovare l'oliva scolana, sperando che sia qua dentro. Ok, allora, Matteo, via, cosa cominciamo a eliminare, Matteo? Guarda bene, alla mia destra e alla mia sinistra, che cosa eliminiamo? Guarda drive, qua, guarda qua, guarda qua, guarda qui. Quale apriamo di pentola? Andiamo verso Rimini. Andiamo a Rimini. Dai, lui subito è andato a Rimini. Andiamo a Rimini. Sei sicuro che Rimini, apriamo Rimini? E uno, speriamo, e due, speriamo. E tre, apriamo Rimini, cosa c'è? Cos'è? No, come, già perso. Ha già perso? Matteo, ma porca miseria. Ma c'è le cose. Matteo, ma porca miseria. Ma niente, vabbè, Matteo, vieni qua, hai perso. Ma qualcosa gli bisogna dare, Matteo. Un applauso ai tutti i mille spettatori, un attimo, signora. Un premio di consolazione, Matteo, è da Milano. Da Milano è arrivato. Il monopattino, anzi, Poretto. Cosa gli regaliamo? Regaliamo dei gioco. Ha capito male, perché sennò ha capito male. Matteo deve avere un sacco di fidanzate, deve essere fortunato in amore. Perché nel gioco, ma ce l'hai la fidanzata? Sì, sì, ci guarda. Vedi, fortunatissimo. Allora, ci guarda sempre. Ci guarda sempre. E allora, a Matteo gli regaliamo... la tua fidanzata? È di Fano, vedi, lui è venuto a mangiare qui, allora, la passera. Matteo che è di Milano, gli regaliamo un vasetto di sugo alla marinara. Alla marinara. E siccome è stato bravo, è venuto la da Milano a piedi. Io intendevo la passera di mare, quella, cioè, mangia qui, c'è anche la passera di mare. Cosa dice, signora? Ma dico che lui ha preso il pesce da fare anche la passera di mare. Dai, evviva l'amore! E gli diamo anche un frutti di mare. Due sughi, uno alla mare. Di solito ne diamo uno, Matteo, ma siccome tu vieni da Milano... Siccome ci sei simpatico, sei arrivato col mondo... condire la cozza. Puoi sentire la cozza, cioè, la cozza e la passera. Puoi condire tutto quello, anche la passera di mare. Grazie. Aspetta, sediti là che dopo c'è un altro gioco. Sediti qua, avanti. Una miseria, stasera quanto siamo scurini. Signora, eccoci. Siamo pronti col secondo grande, fantastico. Sarà la stagione, bella, che ti invita ad amare. Stanno sudando tutti freddo, perché magari dici... La prossima... Aspetta. Cosa potrà dire la... Tu metti a posto questa. Vai, avanti. Prossima concorrente. Grande applauso per una il prossimo. Una bella concorso. Signora, tutta colorata. Signora, una ragazza, adesso ne so, è signora. Ora, signorina? È vestita la marinara anche lei, vedo. Come? Questo vestito un po' marinaro. Ah, ha detto signorina, salbum da signora. Cosa c'è detto? Colmo. Niente. Cosa niente, detto? Niente. Che signorina, salbum da signora, si dice dalle parti mie, no? Quando una... signora! No, scherzo! No, non si come può si sentire? Chiama lei? Cristiana. Cristiana, sì. Ecco. Questo la mandiamo dopo, no, le... cosa dite? No, questa la mandiamo dopo, c'è le 11 di peggio, dopo le 11 di sera. C'è di peggio, c'è di peggio. Cristiana, vedi dove sei, Cristiana? Di Fano. Ah, Fanese, sì. Fanese. Tu c'hai il marito di Milano con questo al monopattino? No, 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 non hai il marito di Milano. Comunque tutte e due con queste due belle collane. Ma è bellissimo, fate, guarda. Fate, siete molto bella, molto pandane. Faccia un pendente, faccia un pendente. Bene, bene. Cristiana, cosa fai di bello nella vita? Io faccio il medico. Guardala Cristiana, guardala, guarda pure ai tuoi pazienti. Chi sono i tuoi pazienti? E i miei pazienti sono pazienti particolari. Particolari? Chi sono i tuoi pazienti particolari? Un po' vivi, un po' morti, diciamo. Adesso possiamo anche cosa non tocca, approfondire. Fa il medico all'obitorio, dove fa il medico? Faccio il medico legale. Sì. Ah, legale, cioè, qua è da capire un com' l'hanno strozzato, cosa è successo, io avrei da strozzare una roba, però rimarrei viva. Avrei da strozzare le nocelle che ho, ma chi sul fondo. Però, spero prima o poi di strozzarle. Ecco. Mi vuole parlare con Carmen seduta là, sì, e fate una bella chiacchierata sulle nocelle mentre io mischio medico, i piatti? Venga, okay. Cristiana, venga qui. Ecco. Allora. Ci sieda sul trono, certo, il trono del concorrente. Bene, allora Cristiana fa il medico, sì, legale, ecco. Sì. Da soddisfazione? Molto. C'è sempre silenzio, insomma, dai, c'hai tanta gente. C'è tanto da fare. Non c'hai tanta gente che ti parla, non torno. È concentrata, faccio il lavoro. Certo. È brutto che se mentre lavora comincia a discorrere, perché dice allora, com'è? Ti ha mandato qui, ma non sei in tutto Egitto. Vabbè. La paziente Cristiana. Allora, Cristiana. Sì. Il gioco, sai come funziona? Dobbiamo mandare avanti la slot machine. Certo, facciamolo dire a Cristiana, facciamo lanciare a lei. Cristiana, lancia la slot machine. Vai.
Lancio. Lancia, la lanciata. La lanciata. Cosa che cosa uscirà? Che cosa? L'amoretta. L'amoretta. Allora, Cristina. L'amoretta. L'amoretta, secondo me, una come Cristiana, fa il lavoro che fa, e mette la tracanna ogni tanto. Voglio dire, ci vuole un bel coraggio. Silenzio, silenzio in scena. Magari così, avevo un po' di amoretta, un po' più allegrotta, insomma, lavora più allegra. Ci fa compagnia. Giustamente, così. Quindi potresti puntare a vincere la moretta. Allora, se vuoi puntare a vincere la moretta, concentrati, sì, e scegli qual è la pentola dove si trova la moretta. Dove sarà la moretta? Boh. La vedo dubbiosa. È tutta fortuna, insomma, dov'è? Vuoi anche sentire le vibrazioni delle pentole? Puoi anche avvicinarti, questa. Senti le vibrazioni. Io direi Senigallia. La moretta del Senigallia. Sì. La moretta è a Senigallia. Che ci sia, la pentola è alta, potrebbe contenere anche una moretta, chi sappiamo. Moretta, così sì, così alta. Adesso cominciamo a selezionare, non si seziona lei. Seziona anche troppo, poretta, perché tanto... Sì, era questa storia, allora. Mi intriga, Piel. No, perché se facessi io un lavoro del genere, qualche osper e brodi, il portiere via... Cosa porta via? Cosa hai? Perché cosa gli osi per il brodo? Lei, insomma, lei ha da capire quelle... fai l'autopsia, fai anche? Facevo. Se io dovessi fare l'autopsia, un osso per un po' di brodo e porteria via. Ma che porta l'osso per il brodo? Dai, eliminiamo qualcosa. L'asporto. Avanti, forza, dai. Drive, cattolica, e vai, Fano. Orini. E vai, via. E vai. Sì. Però bene, che già uno ha perso subito. Allora, pronti, attenti. Matteo, io apro, non guardo niente. Pronti, attenti, vado. Cosa c'è? Ah no, c'è la gallinella. La gallinella. E ancora. Vedi che avevo ragione. C'è la gallinella, c'è la passera, c'è tutto. Poi prima avete riso di quel codetto. Invece, la gallinella e la passera. Signora Rosa, oggi la vedi in forma. Andiamo avanti. Allora, che cosa scegliamo adesso? Rimini, Fano, Cattolico, Drive, Drive, come si chiama, non lo so. Drive. Drive. Sì. Apriamo Drive. Speriamo bene, Cristiana. Cosa ci sarà dentro il Drive? No, la moretta. C'era, ma chi? Il pesce. Niente, Cristiana, un applauso. Da sentire. Abbiamo parlato la moretta, sempre questa poretta che è sempre lì a tagliare morte, dai, regaliamogli una moretta. Addirittura lei, signora, oggi si allarga. Sì, dai, tanto siamo verso la fine di questo programma. Va bene, sì, però deve fare una penitenza. Una penitenza, sì, deve cantare una canzone. Ecco, una canzone, lei deve indovinare che canzone canta, però è una canzone difficile, mi raccomando, Cristiana. Prendi il microfono. Cantaci una canzone, visto che oggi, voglio dire, cantano tutti, canti anche lei. Forza. Mi dispiace, devo andare via. Allora, diamo la moretta. È simpatica perché Poletta fa il lavoro che ne faria manca dopo morta. E quindi, giustamente. E allora, come aveva già predetto la signora Rosa, la cosa migliore è fare il lavoro con una bella moretta. Sì, tua, prima della tutte moretta, le mattine prego, invece del caffè normale. Si accomodi la signora Cristiana, dopo la richiamiamo. Madonna Rosa, che ma roba! Che lavoro che fai, guarda. Va bene, signora. Adesso abbiamo l'ultimo. È un lavoro come un altro, signora. Sì, è un lavoro. Fa la bidella. Per carità, c'è studia per fare queste robe. Perché poi da sapere il nome dell'osso, il nome del muscolo, perché quello è morto a quel modo. Non è facile come il lavoro. Corner, capisci anche il corner. Il corner quando fa il calcio d'angolo, sapere che era il corner. E allora, siamo pronti per il terzo concorrente della serata. Ecco, vado a prendere la terza concorrente, un'altra bella signora. Guarda quanto è bella, è tutta estiva, Guarda che bella signora. Ecco, buonasera, lei come si chiama? Mi chiamo Elena. Elena, guardi là dove c'è quel puntino rosso. Puntino rosso, ma lì, lo vedo. Signora Elena, lei di dov'è, signora Elena? Io sono di Pisa. Di Pisa? Sì. Ma la vedo storta com'è? Sì. 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 Elena,
guardare là, eh? La signora Elena è originaria di Pisa. Sì, sì, poi mi sono sposata e sono venuta a Fano. Ma perché? E da lì mi sono rimasta qui. Devo guardare sempre lì. C'è chi viene per le passere, signora Fano. Chi viene per provare? È marito. Nasello, dai via, niente. Ma che bello, signore di Pisa, cosa fa? Insomma, la signora ormai è in pensione. Sì, in pensione. Sì, sono stata una casalinga. Una casalinga, ha avuto figli? Sì, quattro. Quattro figli. Ah, si è andata a fare. Io solo tre. Sì. Io solo tre. Vince figli. La signora, quattro figli. A tre. Antonella, Donatella e Ornella, io ho avuto tutte e tre. Ma perché la chiamate così? Perché quando è giunto Gagiella, una delle tre arriva, no? un giusto diminutivo. Un nome pratico. La signora Elena. Come li ha chiamati i figli invece lei? Come facevamo un po'? Dunque, se se lo ricorda, se lo ricorda. Sì, cavolo, infatti lei li ha fatti. Sono quattro, sono tanti. Giovanni, Giorgio, Marco e Cristiano. Marco e Cristiano. Tre maschi e una femmina. Il quartetto c'è, tra l'altro. Poteva farle accoppiare, però, signora, le sue tre con i suoi tre, voglio dire. Ma le mie porette non le voglio nessuno. Come mangiano come troppa spesa, mangio. Costano troppo le mie. Ma come mangio? Quanto pesano? È la più piccola, 128. Calcola, è alto 1,42 m. È una botte, una damigiana, una botte di quelle grosse. E allora forse non sono facilmente smerciabili. Bene, allora ci accomodiamo con la signora Elena, serviamoci qui nel trono del concorrente. Elena, noi vogliamo che oggi tu possa portare a casa il super premio. Almeno tu concentrati. Abbiamo avuto concorrenti sfortunati fino adesso. Allora, siamo pronti. Dobbiamo mandare avanti una slot machine. Al 3, 1, 2, 3, vai! Vediamo che piatto tipico esce per il gioco. Cos'è? Il sardoncino. La grigliata azzurra. La grigliata azzurra. Dove sarà? Adesso, signora Elena, dobbiamo scegliere una delle sei pentole qua. Rimini, Fano e vai, Cattolica, Alterai. Fano. Quindi, la signora è venuta da Pisa, Fano. Fano. Quindi tu, Elena, sei sicura che qui dentro ci sono i sardoncini? Speriamo. Ce Io li metto qua, A fare i sardoncini, giustamente, fanno la città del pesce azzurro. È bella questa pentola, qua voglia i sardoncini, ma che c'è? Una mezza balena c'è cucina. E allora Elena, siamo pronti? Sì. Da adesso in poi devi cominciare a scartare pentola in pentola. Le pentole rimaste, sperando di non trovare i sardoncini e sperando che sia qua lì. Allora, concentrati, cosa eliminiamo per primo? E vai. Il nuovo punto vendita che aprirà. Una specie di subito questo via le vai lo eliminiamo subito, non lo conosce quindi. E adesso io sbircio un pochettino, che non ci do una sbirciata, un po' di musica che mi aiuti. Sì, la musica dal suspense. Vedi verde vedo giallo, do grugni, cos'è? Ci sono le olive a scolare con un po' di verdurina. Allora andiamo avanti col gioco. E allora? Le olive alla scolana che hanno fregato a 11 concorrenti, subito, non prima l'olive. Allora. Senigallia. Eliminiamo Senigallia. Sei sicura, eh? Tanto, la signora Elena. Sei sicura, eh? È bella decisa, No, coccio Cersei. Aspetta, mi suona il telefono. Il telefono? Chi c'è? Mi suona il telefono un attimo che... Cos'è? Sono Terenzio Pagnini, organizzatore di eventi spettacolari. Signor Pagnini, signora. Come va? È per lei, Non sa dove sono io in questo momento. Parla con te? Sono sul molo di Ponente a Pisa. Il molo di Ponente? Il tramonto sul mare. Bello. Perché Pisa è l'unica città del mare Adriatico dove il tramonto si svolge sul mare. È giusto, ha ragione. Buona compagnia. Ah, bene. Con chi è? Bene. E con chi è? Ci dica. Con sua moglie. Con mia moglie. Pagnini! 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 Come con mia moglie, signora? Sempre io, Terenzio. Richiama. Io avevo chiamato principalmente per offrire uno scambio al concorrente. Allora, questa sera mi voglio rovinare. Sì. Se il concorrente vuole finire il gioco in questo momento, gli offro un bel barattolone di seppie con i piselli. È un nuovo prodotto del pesce azzurro di Fano. Dai che le seppie sono sempre buone, specialmente quando la vispesero da Fano alla Juventus. Cosa dice Pagnini? Pagnini! Quindi ha offerto in cambio... In cambio... Metto il gioco, mi dà le seppie con i piselli. Ah,
Lei smette il gioco? No, se smette il gioco. Se la signora Elena vuole smettere il gioco. Però se vince, vincerebbe due pasti del pesce azzurro completi. Ci pensi. Continua. Apriamo, la signora rischia. Sperando di non trovare. Non ha accettato lo scambio, vediamo se ha fatto bene o ha fatto male. Musica, 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 musica. E uno, e due, e tre. Ha fatto bene! L'abbiamo tentata in tutti i miei. Adesso voglio sapere. Allora dobbiamo eliminare l'altro. Sono un po' preoccupato per mia moglie, però adesso un attimo ci penso. Comunque va bene. Ma con Pagnini, dai. Pagnini buono buono. Speriamo. Allora, signori, il gioco si fa duro. Drive, Cattolica, c'è rimasto Drive, o Rimini? Cattolica o Rimini? Sceglie Cattolica. È convintissima la signora. Va per preciso. Elimino tutte, purché Fano. Purché Fano. Adesso? Sardoncini. È sicura? Ho sempre questo dubbio. Ha fatto bene! Le cozze. La signora la sa lunga, signora, da Pisa, signora, i toscani lo sa. I pisani la sanno lunga. Lo sa che, ecco qua, abbiamo Drive e abbiamo Rimini, signora. Cosa eliminiamo? Qui il gioco si fa duro. Duro. Rimini. Elimina Rimini. Andiamo con la Romagna subito così, Sì. È sicura, Sicura. Ah, pesa tantissimo, signora! Ecco c'è dentro. Pesa tantissimo! È rosso! È rosso, quindi non è... È non... bianco! La polenta. E c'è altri colori, ma non ne sono i sardoncini! La pasta, buona! C'è la pasta, questi sono, signora, i fusilli. Fusilli, melanzane e non so cosa, moscardini. E moscardini e seppioline. E seppioline, melanzane e seppioline. E allora, signora? Allora, siamo rimasti o il nostro o il Drive. Signora, sappia che lei può cambiare la pentola in qualsiasi momento. Ma lei è convinta. I sardoncini sono a fan. Speriamo bene. C'è tutta la gente che sta urlando. Dobbiamo aprire in contemporanea per vedere chi ha vinto. Apriamo in contemporanea? Mamma mia, proviamo. Sbircio io, sbircia lei. Vuoi sbirciare un attimo, signora? Che c'è? Non so. Ci vuole l'aiutino. Ma è? La nebbia! È arrivata la nebbia! Ed è qua tutta sta nebbia! È arrivata la nebbia, signora! Che è successo? Cosa è successo? C'è la nebbia! La nebbia di solito porta bene! Che è successo, signora? La nebbia porta bene! Cosa è successo? La nebbia porta bene! Quindi, noi rimaniamo con Fano! Vuole ancora Fano? Certo! La signora di Pisa, ma che viva Fano, vuole Fano! È sicura? Vogliamo aprire il Drive? Al certo, il Drive, certo. Signora. No, a sto punto vogliamo Fano, hai fatto tutte queste manfrine tu. E allora facciamo andare via la nebbia e apriamo le pentole. Uno, due, tre. Co c'è? I sardoncini! Abbiamo vinto! Signora, un applauso! C'è la gente che sta Un piccolo aiuto, ma abbiamo vinto! Signora, lei però ha fatto una faccia. Ha fatto una faccia. E quindi ha vinto... E che cosa ha vinto? Ha vinto due buoni pasto completi al pesce azzurro. Oh, Fano. Che bellezza! Lei li porteremo dopo perché lei insieme a noi può andare a mangiare. Adesso è finita la trasmissione, andiamo tutti a mangiare insieme. Adesso richiamiamo i concorrenti. Richiamiamo i concorrenti. Forza, concorrenti! Avanti, avanti! Mamma mia, la nebbia! Allora, la telecamera da guardare, signora. E quella nel centro. Forza, qua. Chi abbiamo? Cristiana e Matteo, giusto? Sì, Matteo. Ed ora allora, il adesso. Gioco finale. Gioco finale, guardiamo tutti la telecamera là, quella indicata dal nostro regista. Allora, potete vincere due fantastici biglietti. Adesso c'è il gioco finale, bisogna riuscire a indovinare il peso complessivo, corporeo. Tu sei avvantaggiata che ce la fa sempre, sei morte. Mio, suo e degli altri due conduttori della trasmissione che sono Giovanni e Jeffrey. Siamo okay. Quattro bei salamotti. E bisogna indovinare il peso. Peseremo complessivamente. Totale, presentiamo la signora Elena. Quanto peseremo tutti e quattro insieme? 3,50. Di meno. Un po' di meno. Un attimo, faccio i conti. Sentiamo a Matteo. Matteo. 280. No. Di più. Ma era qui, questa è perché lunga. Sta facendo tutti i conti. Guarda come conta. Direi. Qui rischiamo grosso, signora, 300.
No, di più e niente ancora il gioco. No, di più. Ah, sì, di più di 300. Di più. Sì, di più di 300. Che ragione? 3 per 8, 3 per 4, 4 per 4, cioè più di 300. Ma magari. Ma magari. E allora, signora, è ora di cena. Sono quasi le 8. È il momento di far entrare chi? Chi? I nostri menù. Il nostro menù, Antonella. 4. Antonella. Ecco, Antonella che. Ma c'hai de buono oggi? Allora. Ma c'è sempre queste fritte? Vabbè, che certo che c'è fritto. Vabbè, che buono. E allora signora, siamo pronti? Salutiamo. Noi salutiamo tutti quanti. Andremo a mangiare questo vassoio insieme alla signora, che ha vinto. Che ha vinto il vassoio. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao belli. Pesce Azzurro Quiz Show. Ciao a tutti. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. E ma Mariana. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Gliela avanza tu. I mangiarò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.